nel disegno governativo c'è un accorpamento, uno scorpamento dal Lazio, Abruzzo e Molise come provveditorato interregionale e si vorrebbe accostare il Molise e l'Abruzzo all'Umbria. Ovviamente è una destinazione logisticamente non favorevole, innanzitutto perché non è confinante con il nostro territorio. Io ho proposto e ho fatto anche, come dire, dei appelli al nostro governo per poter collegare magari Marche, Abruzzo e Molise, che sulla costiera è anche più fruibile, e poi averlo a Pescara abbiamo anche la struttura che potrebbe recepire questo tipo di azione del provveditorato interregionale. I punti che saranno toccati in questo incontro saranno soprattutto il sovraffollamento, il problema della mancanza di personale, ma si vuole guardare anche avanti sulla messa alla prova, guardare i sistemi anglosassoni come modello di ispirazione del nostro sistema e soprattutto, cosa che a me è molto cara, l'attenzione al diritto alla salute del detenuto. Quindi sarà un po' un ragionamento a tutto tondo. Come garanti facciamo una serie di azioni a livello nazionale. Adesso siamo in attesa del nuovo garante nazionale per poter poi fare ulteriori istanze per attenzionare il gravoso problema. Senza scomodare Voltaire, che non fatemi vedere i vostri palazzi, ma fatemi vedere le vostre carceri per capire come funziona una società. È inaccettabile che l'anno scorso siamo arrivati ben a 85 decessi volontari e quest'anno ad oggi sono già 64. È un dato purtroppo non positivo che fa percepire il malessere all'interno delle strutture penitenziarie. E innanzitutto creare quel concetto di speranza concreto verso il detenuto. Non a caso saranno qui in questa sede, saranno anche date voce ad alcune esperienze lavorative di detenuti e ex detenuti e potranno dare a loro, come dire, il loro esempio per dare una speranza in più al sistema intero.